Vi era un bel sole, tutto era chiaro e trasparente, solo nel cuore degli uomini era buio, buio come una notte di tempesta in un oceano di pece. Le testimonianze dei nostri nonni. Nonna, che oggi ha 83 anni, allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale aveva circa 11 anni. A quel tempo viveva a Vicenza perché suo padre era il cassiere della Banca d'Italia. Aveva due sorelle più piccole. Mi ha raccontato che un giorno, mentre era a scuola, suonò l'allarme. Significava che stavano per essere bombardati e quindi tutti dovevano mettersi in riparo e correre nel rifugio. In quei giorni mia nonna era da sola in città con il papà perché sua madre con le sorelle erano sfollate in campagna. Al suono dell'allarme cercò suo padre, ma non lo trovò. Allora corse comunque verso la cantina nella Banca d'Italia. E quando fu lì iniziò a piangere, perché aveva paura ed era sola. Fortunatamente la moglie del portiere la vide piangere e la fece sedere accanto a lei. Finiti i bombardamenti, ritornò suo padre che stava aiutando i feriti. Mentre attraversavano la città bombardata, siccome c'erano molti morti per terra, il padre le disse di chiudere gli occhi. Era molto spaventata e quindi non aprì gli occhi finché non arrivò in campagna. Alla fine mia nonna non andò più in città con suo padre, ma rimase in campagna con la mamma e le sorelle. Nonna non andò più a scuola da quando andò in campagna e ritornò a scuola alla fine della guerra. Ciò che mi ha raccontato Marta Lucchetti, un'amica di mia nonna, parla di un bombardamento inglese che fece strage di 147 persone a Chiaravalle. Questo bombardamento accade il 17 gennaio 1944 a Sant'Antonio. Prima di tutto venne bombardato l'ospedale, anche se sopra aveva la croce rossa, cioè il simbolo che significava che quel posto non doveva essere bombardato. Questa bomba sull'ospedale fece diventare vittime dalle 30 alle 40 persone. Altre bombe caddero sulla fiera e fecero strage di molte persone, tra cui una famiglia di quattro persone, padre, figlio di nome Franco Bruschi e due figlie. La bomba uccise le due sorelle, il padre, e ferì gravemente alla testa Franco Bruschi. Per fortuna la madre, Iris Cardinali, era al lavoro in manifattura e non venne ferita. Un'altra bomba cadde sul teatro comunale. Visto che il teatro era vicino a casa di Marta Lucchetti, che era sul letto con la febbre, la bomba, appena cadde, fece uno spostamento d'aria e fece fluttuare Marta da un letto all'altro. Subito la famiglia di Marta andò in campagna a nascondersi. L'ultima strage di mia conoscenza è quella di una famiglia di quattro persone, padre, madre e due sorelle dell'età di 16-18 anni. La famiglia era nascosta nella cantina del palazzo dove viveva, per nascondersi. Una bomba prese in pieno il palazzo e le macerie riempirono la cantina. Dopo alcune settimane si trovarono i corpi della famiglia, morta sotto le macerie. E la gente si accorse che i capelli delle due sorelle, che prima erano neri, erano diventati bianchi per quanta paura avevano avuto. Mia nonna conosce un episodio. Lei aveva circa 10 anni, quando ci fu la Seconda Guerra Mondiale. La sua famiglia stava nei sotterranei perché sopra avrebbero rischiato di morire dato che c'erano i bombardamenti. Ogni famiglia aveva dei bollini per comprare cibo e vestiti. Dovevano stare attenti a quello che compravano, perché ad ogni cibo o vestito comprato scalavano dei bollini e chi non ne aveva più si arrangiava. Lo zio di mio padre è stato una vittima. Anche lui aveva circa 10 anni.
e stava giocando a lanciare i sassi nel pozzo. Invece di prendere un sasso, ho preso una bomba. Lui non è morto, ma ha perso due dita della mano. Il mio nonno, Pucci Panfilo, durante la guerra stava a Tripoli ed era marconista, lavorava al telefono, quindi era un po' protetto perché non era al fronte dove facevano le battaglie, ma era al comando. Però è stato in guerra 10 anni, da quando è iniziata finché è finita, nel 1945. Nella piazza di Pollutri, in ricordo dei soldati caduti, c'è un monumento con una base di marmo con il nome dei soldati e sopra c'è la scultura di un soldato di bronzo ed una lampada di ferro fatta con le mani proprio da nonno Pucci. Il mio bisnonno Romualdo invece viveva in un piccolo paese dell'Abruzzo, Pollutri, vicino a Chieti, e non era andato in guerra perché avevano richiamato il figlio giovane. Durante tutto il periodo della guerra c'erano state delle rappresaglie, cioè i tedeschi prendevano gli ultimi uomini rimasti nelle case e li fucilavano in fila davanti al muro della chiesa. Il bisnonno Romualdo era diventato partigiano, che significa che si impegna a salvare altri giovani e si doveva nascondere. Una notte i tedeschi andavano per tutte le case a prendere gli ultimi uomini per fucilarli. Ma il bisnonno si è nascosto nella cantina sotto casa, dove c'era il pozzo dell'acqua. Dentro il pozzo c'erano degli scalini e lui è sceso dentro fino a coprire la testa con l'acqua gelida perché era il mese di gennaio. I tedeschi con i fucili 4-5 urlavano e guardavano da tutte le parti, guardarono pure dentro il pozzo, ma non videro niente perché era buio. Così il mio bisnonno Romualdo Quartieri si è salvato la vita. La Seconda Guerra Mondiale. Nonno mi ha raccontato che quando è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale, lui abitava in un piccolo paesino dell'Abruzzo. A quell'epoca mio nonno aveva circa 8 anni. Lì dove abitava non era come oggi che ognuno aveva una casa propria, ma avevano una casa per tutti. Un giorno tutti i bambini giocavano nei dintorni e gli adulti chiacchieravano tra loro. Due aerei, uno inglese e uno tedesco, combattevano in cielo. A un certo punto l'aereo inglese sconfisse l'aereo tedesco. L'aereo tedesco cadde su questo paesino molto piccolo, formò un grosso buco sul terreno. Quando l'aereo cadde, il pilota si buttò anche lui con il paracadute. Tutti i bambini curiosoni andarono a vedere lì vicino. Dopo che era atterrato il paracadute, i soccorsi tedeschi andarono a riprendersi l'aereo e il pilota. Nella Seconda Guerra Mondiale è successo che il popolo soffriva la fame. Mancavano tutte le materie prime. Per ogni cosa si doveva staccare dei bollini. La pasta, il pane, lo zucchero. Si poteva avere solamente con la tessera, ma la quantità era poca, specialmente per chi aveva i bambini. La mia vicina di casa mi ha raccontato che quando c'erano i bombardamenti loro si nascondevano sotto in cantina. Ad un certo punto il padre è dovuto uscire per cercare il pane, ma una bomba cade proprio vicino a lui e perso una gamba. Le nonne si ricordano bene quei brutti momenti perché hanno molto sofferto. Oggi che abbiamo la libertà, non tutti si accontentano. Insomma, la guerra è orribile da ogni punto di vista e noi dobbiamo diventare costruttori di pace.